Ben ritrovati su Rust. L'avventura in solitario stava procedendo come doveva procedere. Trovate l'episodio in descrizione. Il loot era buono. Avevamo fatto il secondo piano. I nuovi tavoli erano stati posizionati. Finestra rinforzata con tanto di barbecue e persiane, con una scena bellissima fuori. La nostra sparachiodi. Eventuali orsi, assassini, squali che ti inseguivano. Ma c'è uno squalo orso! Merda, 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 aiuto, aiuto, aiuto! So io cosa fare di te. Ah, che meraviglia, vedi che ognuno ha la sua utilità? La nostra torretta radiocomandata. E persino dei vicini. Don't shoot, friendly, friendly, friendly. Hey. Where do you live? I live inside the rocks. Che pronunzia? Ah, ok. Sembrava perfetto nella vita di Cava 111 in solitaria. Ma c'era qualcosa che mancava. Qualcosa che non si può tenere nel gioco. Do you need pumpkin or something? I don't know. I need good players. Un amico. Quelle mura erano troppo fredde e solitarie per lui. Finché un giorno. Ah, perché se lo chiedesse, la base sarà durata più o meno una settimana e mezzo. C'è uno che si è suicidato sugli spini. Ciao a tutti ragazzi, sono Cava 111, ben ritrovati su Rust. Come avete visto, l'avventura in solitaria non è finita tanto bene. Insomma, non avevo tanto materiale da mostrare, quindi ho preferito fare una piccola intro con quel materiale. Oggi iniziamo il primo episodio dell'avventura in duo con Cava e il mio amico Salmo. E questa volta ho tutti gli episodi registrati, quindi non mi hanno sfasciato in poco tempo. Tranquilli. Io sono al porto. E iniziamo scegliendo proprio dove fare la base. Cioè, allora io sono in D in C6. Sai dove sono io? Aspetta che non mi... c'ho il mouse rotto, porca di quella. Sono in S3. No. No, ma guarda, tanto se ti faccio un sacco a pelo, poi puoi nascere lì vicino a me. Io la potremmo anche fare tipo in G19. Sì, ma come faccio? Ci arrivo, porca. E io sono una puttana, vabbè, io tanto vado. Fammi un sacco a pelo. Tessuto, faccio il sacco a pelo. E. Fammi un attimo per me, così vengo lì. Arrivo. Aspetta che lo do a un amico. Vai, muori pure. Grazie. Allora, questa di fatto è G19 dove volevo fare la base. Questo è bello. Questo è veramente bello. Interessante. Mi ricorda un po' la casa vecchia. Aspetta che mi faccio una piccola scorta, Salmo. È la spiga che ho avuto. Ma sei morto di nuovo, non dirmelo, eh. Quando hai messo il mio sacco a pelo, l'ho messo fino a 4. Parlano qui a capo. Abbiamo la strada vicino. Un sacco di cose interessanti vicino. Questa e questa. E in più abbiamo la strada appunto dove ci sono almeno 5 camion che permettono sempre dei loot interessanti. O quasi sempre, guardate qua. Un piccone di ferro, cioè voglio dire. Questo, ragazzi, è il posto perfetto. Entro oggi bisogna raidare. Sì, ma ho trovato un'ascia riciclata, Salmo. Un'ascia riciclata che è il top di sto gioco. Dio, buono, se mi ammazzano adesso ti giuro che ripasso il Vangelo. Vabbè, ragazzi, ma qui la base la facciamo in 2 seconds. No, il cane! Fottiti! Oddio, c'è uno, sei te? Chi? Cioè, mi caco sempre, io mi caco. Quello con la luce sono io. Salmo di... cioè, basta. Abbiamo già sbancato così. Ma sei tu? Ah, tieni, impara questo.
dobbiamo lasciare uno spazio per... Finita la pietra. Andare a lavorare qui. Yeah, chi sei? Scappa, fuggi. Allora, Salmo. Questo è il gioco ufficiale del questo è il gioco ufficiale del Salmo e del Cava. Se esce C vince Cava, se esce S vince il Salmo. Volevi! Poi ragazzi, siccome noi siamo snob, mettiamo questo bellissimo tappeto di entrata qua. Lo mettiamo tipo qua. Hai visto? Guarda, allora io tipo ti invio la carne. E dove va? E adesso è dentro. Ti giuro, questo è il posto ideale alla Adamo ed Eva. Vabbè, io sono Adamo e te sei Eva. Non è vero, in teoria io sono Eva perché sono la donna. Ma te l'hai messo il censi... Sei te? L'ho messo? L'hai messo l'affare anti-nudità? No. Oh, finito. E mi è rimasta più di 1000 di pietra. Allora, andiamo a lottare. Tante di pietra. Animale. Aspetta un po', vediamo se si inficca. Bellissimo. Tra l'altro, guarda, io faccio l'animazione. Nell'ombra si vede che la faccio prima rispetto a quando la faccio veramente. Vai. Cioè, vedi? Vorrei far notare comunque che la nostra base ha gli occhi storti, Salmo. E la bocca verde. Ok, ragazzi, abbiamo fatto 2 fornaci perché avevamo un sacco di carburante nel mio berrettino, non me ne ero accorto. Quindi, buono, nel senso, possiamo già metterci sotto e fare tanto ferro. Come vedete, siamo pienissimi. Dove cazzo l'è? E tanto zolfo. E tanto zolfo, abbiamo anche quello. Merda. Dove vorresti metterle? Direi di metterle qua. Nell'angolo? Sì. Tanto si possono togliere, credo. Ok, quindi qui ferro. Fai un bel disegno. Guarda. Aspetta che metto. Ci stavo. Era piccolo scopo. 3 metri sopra il cielo. Volta, vieni qua, andiamo dritto. Ma guarda quanta roba c'è la buona. Oh, è respawnata la roba. Uccellini che cantano. Sì, comunque siamo vicini a un sacco di cose. Poi voglio andare a vedere la cava di zolfo la prossima volta. Oddio, c'è anche il lancio del sito vicinissimo. Oh, che spettacolo, ragazzi. Il lancio del sito è il posto... Via, scappa, cava. Vieni te. Aiuto, Salmo. Siamo in 2. Ehi, cosa posso fare che non ho... Salmo, picchialo. Col sasso. No, cinghiale di merda. Guarda che io accendo. Scappa, corri in casa, corri in casa. Ma ce l'ho dietro? No, sì. Mi segue il cinghiale. Picchialo. Maledetto. Abbiamo i cinghiali da guardia noi, pezzo di merda. Se questo... Salmo, dobbiamo armarci, non possiamo uscire così. È sulla strada? Sì. Ma mi sa che quello lì si è rubato tutto, Salmo. L'ho puntato nel killer. L'ho visto che corre alla base da noi, alla base da noi. Vediamo il bastardo. Se ce la fa a fronteggiarmi. Eccolo là. Guardate come corre la merda. Peccato che non ho l'arco con le frecce, ragazzi. Grave mancanza. Ecco, se avessi ora l'arco con le frecce sarebbe bello che è morto perché sta nuotando.
cazzo è andato? Un sottomarino anche lui, come il cinghiale. Vieni fuori. Ma dove cazzo è? È un sottomarino. Cazzo, ma io cioè, non lo... Cioè, qui è... Ma non è che è morto? Raccoglilo. Ti giuro che sei inabissato. Sei inabissato ed è sparito. Non so cosa dire. Non è andata. E vabbè. È inutile, non puoi vincere, Sam. Prima ho vinto io. Come? Anzi, era cavallo tra S e C. E niente ragazzi, questo era il primo episodio dell'avventura in duo su Rust. Spero che vi sia piaciuto. Se così è, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e soprattutto anche commentate, ditemi se l'episodio vi è piaciuto o no. Essendo questo l'episodio 1 dedicato alla costruzione della base, non era proprio un episodio pieno d'azione, ma fidatevi, arriverà tanta azione in questa serie, quindi rimanete connessi, rimanete collegati e grazie mille in ogni caso. Un saluto.